Introduciamo ora il concetto di derivata. Iniziamo osservando la figura. Abbiamo una generica funzione, f di x, e abbiamo due punti appartenenti a questa funzione, il punto P di coordinate x, f di x, e il punto Q di coordinate x più h ed f di x più h. Consideriamo la retta che passa per P e Q, e in particolare calcoliamo qual è il suo coefficiente angolare. Ricordiamo che il coefficiente angolare di una retta è definito come il rapporto tra la differenza delle ordinate di due punti qualsiasi e la differenza delle ascisse. Nel nostro caso, la differenza delle ordinate dei punti P e Q è f di x più h meno f di x, questo segmentino indicato qui, mentre la differenza delle ascisse è x più h meno x, che è proprio h. Quindi il coefficiente angolare di questa retta è f di x più h meno f di x fratto h. Ora notiamo questo fatto. Se P e Q vengono presi molto vicini, al limite, se vengono a coincidere con lo stesso punto, la retta che unisce i due punti diventa la retta tangente alla nostra funzione in quel punto. E il coefficiente angolare di questa retta tangente si chiama derivata della funzione, cioè coefficiente angolare punto per punto diventa una nuova funzione che è detta derivata della funzione di partenza. Riassumendo, data una certa funzione f di x, definiamo derivata della funzione la seguente funzione definita in questo modo: f' di x, ossia la derivata di f di x rispetto ad x, è definita come il limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h. Proviamo a vedere qualche esempio. Consideriamo ad esempio come f di x la parabola. La parabola f di x uguale x quadro. Allora proviamo a calcolare qual è la sua derivata. Per fare questo dobbiamo calcolare f di x più h, sottrarre f di x, dividere per h e prendere il limite per h che tende a 0. Allora f di x più h è x più h al quadrato. Sviluppando il quadrato è x quadro più 2xh più h al quadrato. Quindi, mettendo insieme tutti i pezzi, f' di x sarà il limite per h che tende a 0 di x più h al quadrato meno x al quadrato fratto h. Inserendo lo sviluppo del quadrato, x al quadrato si semplifica e resta limite per h che tende a 0 di 2xh più h al quadrato fratto h. Raccogliamo h al numeratore e semplifichiamolo con l'h del denominatore. Resta limite per h che tende a 0 di 2x più h, che è proprio 2x. Quindi noi abbiamo una parabola f di x uguale x quadro. Uno si può chiedere qual è il coefficiente angolare della retta tangente in un punto di ascissa x, la risposta è 2x. Vediamo un altro esempio. Proviamo a calcolare la derivata della funzione seno di x. Ora, intanto scriviamo la definizione di derivata. F' di x sarà il limite per h che tende a 0 di seno di x più h meno seno di x tutto quanto fratto h. Per risolvere questo limite dovremo utilizzare le formule trigonometriche di addizione. Allora, sviluppiamo seno di x più h. Ricordiamo che in generale seno di alfa più beta era sen alfa cos beta più cos alfa sen beta. Nel nostro caso, quindi, seno di x più h sarà seno di x coseno di h più coseno di x seno di h. A questa espressione dobbiamo sottrarre seno di x, poi dobbiamo dividere per h e prendere il limite per h che tende a 0. Ricordiamo che quando h tende a 0, coseno di h tende a 1, mentre seno di h si può confondere con h. E naturalmente qui si intende che qui h e anche x sono angoli misurati in radianti, altrimenti non vale il limite notevole che ricordiamo qui. Ricordiamo che qui stiamo usando il limite notevole, limite per h che tende a 0 di seno di h su h uguale 1, con h espresso in radianti. Ora, tornando un attimo indietro, quindi siamo a questo punto, abbiamo limite per h che tende a 0 di seno di x più coseno di x per h
meno seno di x, tutto quanto fratto h, si elimina seno di x, si semplifica h e resta coseno di x. Quindi la derivata della funzione seno di x rispetto a x è coseno di x. Allo stesso modo si potrebbe mostrare che invece la derivata di coseno di x rispetto a x è meno seno di x, sempre utilizzando le formule di addizione, questa volta del coseno.